Ma partendo da Cabezas, io vi ringrazio di questa cosa, però partiamo sempre da cose difficili, partiamo dalle cose facili che abbiamo già fatto, che è la cosa più semplice, insomma. Abbiamo preso questi due ragazzi importanti naturalmente, avete visto che uno di loro si è già inserito perfettamente ad Erisio, l'altro già è pronto per poter essere, diciamo, inserito nella mischia sicuramente, insomma, mi riferisco a Wilmots, e sono i due che abbiamo già preso. Il centrale, praticamente il direttore generale mi ha detto che ha avuto l'assenso da parte del ragazzo. Mister Novellino voleva un centrale, non diciamo anziano, uno che potesse comandare la difesa, uno che urla, uno che parla in mezzo al campo. Parliamo di Morello, parliamo, e quindi credo che questa cosa inizi settimana riusciremo a farlo sicuramente. Insomma, il ragazzo viene volentieri ad Avellino, i rapporti con la Juve Stabia sono molto buoni, quindi non ci sono difficoltà. Insomma, loro è chiaro che vai a togliere il capitano, quindi non è una cosa piacevole, però. Il ragazzo ha mostrato il desiderio e la volontà di voler chiudere la carriera in Serie B, quindi mi sembrava giusto e doveroso anche per quello che ha fatto durante la sua carriera. Ricordiamoci che ha giocato in Serie A, questo ragazzo, insomma, è un ragazzo che ha grande esperienza e potrebbe veramente far crescere i nostri ragazzi in difesa. Cabezas è il punto dolente nostro, insomma, non riusciamo a risolvere questo problema. Ieri sera io stavo sul treno e ho avuto una lunga telefonata, anche abbastanza un po' arrabbiata, insomma, con, non tanto con l'Atalanta, con c'entra niente, con il suo procuratore, perché insomma ormai è svanita la chance argentina. Il ragazzo non va in Argentina sicuramente. Il ragazzo ora sta dove stava, in Grecia, nel Panathinaikos, o viene ad Avellino, non c'è alternativa. Quindi non credo che il ragazzo sia così pazzo e così cocciuto da voler continuare a avere questa situazione di stallo, perché non è una situazione di... non è che non vuol venire. Lui, l'avete visto, l'avete sentito, la volontà c'era, e quindi adesso la difficoltà della fidanzata, della moglie, è una cosa difficile da risolvere. Per lui l'ha capito questo, e probabilmente, insomma, o in Grecia o ad Avellino dovrà continuare a restare fuori dalla sua città, sperando che la ragazza partorisca in tempi brevi, che poi lo possa raggiungere prima della fine del campionato. Questo lo dico per noi, perché questa è la nostra aspettativa. A questo punto mi sono arrabbiato, ho detto: scusate, a che gioco stiamo giocando? Il ragazzo in Argentina non va, in Grecia non ci vuole andare, perché è voluto andare via di lì perché lo stavano rovinando, non ha alternative. In Italia certo viene da Avellino, su questo non c'è il minimo dubbio. Beh, potrebbe risolversi anche stasera, speriamo. Io sono fiducioso, insomma, se stasera mi chiamano, spero che non mi chiamino mentre sto ritirando il premio, insomma, perché poi così capita. Se mi chiamano questa sera io do l'ok, e domani mattina questo ragazzo potrebbe stare qui. Certo, se fosse venuto oggi con un allenamento avrebbe potuto anche andare in panchina, insomma, teoricamente, però speriamo, non diciamo niente, perché poi dicono che io sono troppo ottimista nelle mie cose, quindi aspettiamo e vediamo gli eventi cosa succede. Presidente, nel mirino c'è anche Okwonkwo del Bologna, com'è la situazione lì? Questa è ancora più facile, questa è un'operazione che posso dire con buona percentuale di positività. Il direttore sportivo ha lavorato molto bene, l'avvocato De Vito, quindi credo che ha avuto un mezzo ok da parte del Bologna, per cui il ragazzo è tutto desideroso di venire in Serie B a far valere le proprie capacità. Anche questo sarebbe un innesto molto molto importante per l'Avellino. Speriamo che questa cosa si possa concretizzare. Certo, se vengono entrambi i ragazzi, veramente l'Avellino può fare un campionato veramente importante, insomma, per il prosieguo dello stesso. Uno è un attaccante e uno è un esterno. Lascia stare che l'esterno può giocare anche da seconda punta, può giocare come definitore dietro le punte, insomma, però potrebbero giocare tranquillamente insieme tutti e due. Poi vedremo, insomma, sarà un bel vedere per l'Avellino, saranno fatti suoi, come si dice, mettere in campo una squadra giusta. Ma l'allenatore dice bene, perché poi se vogliamo essere legati a giocatori che si ritengono indispensabili, questo non è giusto. Insomma, Matteo è un grande giocatore, è una persona che ci può dare tantissimo a noi, però è chiaro che fa parte, è uno della rosa dell'Avellino. Se non sta bene è inutile forzarlo, è inutile rovinargli il prosieguo del campionato. Lasciamolo riposare e vediamo le cose come stanno. Non ho mai pensato di mandare via Ardemagno o di dare l'ok per l'uscita di Ardemagni, però insomma il calciomercato lo sapete com'è, l'abbiamo preso Matteo all'ultimo minuto dell'ultimo giorno, e quindi niente di più facile che dovremo vedere le cose come vanno in attacco. Io sono molto fiducioso che Matteo resti con noi e che ci può dare una grande mano anche lui. Rispondo subito, perché da ricerca di soci siamo ancora in attesa, siamo in stallo, quindi non c'è ancora niente di preciso, niente di definito. Per lo stadio, insomma, questa è una domanda che dovreste fare al nostro legale. Noi abbiamo una situazione di stallo con loro,
nel senso che loro non possono fare niente con noi, non possiamo fare niente contro di loro. Questo è un atto scritto che abbiamo fatto. E quindi, poiché loro non hanno ancora definito completamente tutti i nostri avere, mentre loro dicono bene quali sono i loro avere, dimenticandosi, ma lo dico senza polemiche, dimenticandosi che l'Avellino non deve pagare un noleggio, un fitto del campo, come dicono loro, di 90.000 euro più IVA. Deve pagare 90.000 euro più IVA, meno le spese straordinarie. Allora questa voce loro se la dimenticano sempre. Allora fanno i conti 90 per. Questo è un errore clamoroso da parte loro. Quindi è inutile che continuino a venire a battere cassa. L'Avellino, io ho deciso di pagare il corrente. Abbiamo fatto una proposta per pagare il corrente, quindi questo era un mezzo impegno che aveva assunto mio figlio quando io ero a Bruxelles, e per non smentire quello che ha detto l'allora direttore generale, farò fede a questa situazione. Abbiamo fatto una proposta per pagare i fitti, tenendo conto ovviamente di quello che ha già pagato il Frosinone per il campo di quest'anno, perché loro l'hanno scritto nella loro convenzione con il Frosinone che sarebbe andata a decurtazione dei nostri fitti. Adesso vediamo se accettano, rispondono, cominceremo a pagare regolarmente, quindi toglieremo anche questo problema dell'amorosità teorica di cui stanno tanto parlando.